sindaco, al Vomero il presidente di municipalità ha rilevato una serie di problemi dal traffico ai gazebo che costruiscono passaggi per disabili e ha chiesto alla polizia municipale di essere più presente e di intervenire sul territorio. Ma ci sono forze sufficienti? Ma innanzitutto il presidente del Vomero fa bene a chiedere, ma come fanno bene a chiedere soprattutto i presidenti delle municipalità delle cosiddette periferie? Tanto è vero che i 100 poliziotti municipali, in questi giorni stiamo completando l'iter di assunzione, quindi al 1° gennaio entreranno in servizio e andranno tutti nelle periferie, perché chiaramente c'è bisogno in ogni quartiere, però l'abbiamo sempre detto che la presenza della polizia municipale deve essere rilevante nei quartieri che hanno maggiormente sofferto. Poi io chiederò uno sforzo particolare, l'ho detto anche ieri in comitato, non solo alla polizia municipale ma a tutte le forze dell'ordine i giorni festivi, perché le immagini che si vedono in alcuni giorni festivi con un crescere significativo di attività abusive in città non va bene, perché Napoli è una città che è tornata a essere capitale nel mondo e per la prima volta nella sua storia capitale turistica, sta ritornando a essere come nel passato capitale culturale, quindi uno sforzo corale di tutti a garantire miglior decoro, migliori servizi, migliore qualità della vita. Questo è l'impegno per il 2017. Al presidente del Vomero, come a tutti i presidenti, dico collaboriamo tutti insieme, lavoriamo, sanno perfettamente che la coperta è corta, quindi dobbiamo utilizzare al meglio le risorse che abbiamo.